Allora, siamo qua nell'ufficio di Andrea Andrea. Bergamasco, che è lo scienziato che sta seguendo Adriatica e i risultati che ci dà Adriatica nel viaggio. CNR Isma. Assolutamente. E Odino Bau del Pigafetta 500, Lega Navale, Confindustria Vicentina, eccetera, eccetera. Allora, possiamo fare il punto della situazione qui in un ufficio, diciamo ci piacerebbe essere in Brasile dove adesso è arrivata Adriatica, ma in Brasile dove adesso è arrivata Adriatica c'è Giorgio Xodo, c'è Gianfranco Nalin che hanno fatto delle immagini che noi vedremo. Ma insomma, comunque, come sta andando l'operazione e quali risultati abbiamo? I dati ce li hanno trasmessi e adesso te li mostro. Li Ti faccio elaboriamo. E vedere. come situazione, la barca, com'è l'equipaggio, come è messa la barca, come siamo messi? L'equipaggio dopo la traversata atlantica, che è stata una traversata che molto tranquilla, è arrivato, era carico, Carica. era carico e appunto il Soddisfatto di essere arrivata. Brasile è caldo, Si le sta cose si bene. sta bene, le Ecco, cose stanno quindi andando bene. perfetto. Io approfitto per ringraziare comunque i velisti per caso, Fallo lì che sono lì i che ci velisti per ascoltano. caso, l'ISMAR CNR, il professor Bergamasco, per questa opportunità di dare al nostro viaggio una veste anche scientifica e che poi è l'obiettivo che noi avevamo anche quando abbiamo creato questa nostra associazione. Insomma, in qualche modo si può dire che anche Pigafetta e Magellano avevano una motivazione scientifica più commerciale, ma insomma Un po' le due commerciale, cose ma vanno avanti, esatto. perché Pigafetta e Magellano, fondamentalmente Magellano, cerca la via, circumnavigando il globo, diciamo, di arrivare alle Molucche dove c'erano le spezie, Le quindi insomma spezie, la cosa i chiodi di importante. garofano. I chiodi, pensa tutto questo viaggio per andare a cercare i I chiodi di chiodi di garofano, garofano. che avevano un valore inestimabile, no? E quindi e arrivavano esattamente proprio dalle Molucche. Si poteva andare dall'altra parte, ma andare da questa parte con una barca, con delle barche spagnole, voleva dire trovare un'altra strada. E la strada l'hanno trovata, anche se hanno dovuto fare una strada molto lunga, non si aspettavano che fosse così lunga. Comunque, fondamentalmente abbiamo raggiunto questo traguardo, il Brasile, la traversata atlantica l'abbiamo fatta, adesso siamo al caldo in un posto meraviglioso come appunto il Brasile, abbiamo anche incontrato e incontreremo delle comunità italiane. Certo, come incontreremo dei vicentini nel mondo, in particolar modo a Rio, a Florianopolis, a Buenos Aires e lungo il percorso dove ci sono proprio vicentini del mondo che sono un ente della Camera di Commercio di Vicenza.